Vediamo adesso qualche piccolo suggerimento che potrà agevolarti l'utilizzo del software AutoCAD. Innanzitutto ricorda, AutoCAD ti offre una guida in linea interattiva molto molto facile. Basta avvicinare il mouse su un qualsiasi comando presente all'interno della barra dei comandi per vedere automaticamente apparire una finestra con una piccola animazione che ti spiega, che ti illustra il funzionamento del comando. Quindi per qualsiasi dubbio o perplessità, il primo tentativo è quello di leggere la guida in linea per cercare di comprenderne il funzionamento. Ricorda che puoi accedere tramite il tasto F1 da tastiera alla guida ufficiale di AutoCAD. Il secondo suggerimento che mi sento di darti è quello di salvare un file appena ne inizi uno nuovo. Appena clicchi sul pulsante Inizia disegno, prima di iniziare qualsiasi operazione, ti consiglio di andare sul menu Applicazione, Salvare con nome e scegliere una posizione e un nome al tuo file. Questo ti permetterà di organizzare anche i file di backup e di riconoscerli in modo più agevole. Ti ricordo che i file di backup vengono salvati di default nella stessa cartella di lavoro in cui hai salvato il file e vengono denominati con lo stesso nome attribuito al progetto. Il terzo suggerimento che ti do è quello di utilizzare i tasti rapidi. Ti devi abituare ad utilizzare con la mano destra il mouse e con la mano sinistra la tastiera. Molti comandi di AutoCAD hanno già associato un tasto rapido, che può essere comunque personalizzato tramite le opzioni di AutoCAD e che puoi ritrovare facilmente nel PDF che ti allego come dispensa a questa lezione. Durante le operazioni di disegno può capitare di avere la necessità di copiare le caratteristiche e le proprietà di un oggetto ad altri oggetti già presenti. In questo caso io voglio trasferire questo stile di quota, comprese tutte le proprietà attribuite a questo oggetto, ad altri oggetti presenti nel mio file. Per fare questa operazione seleziono prima l'oggetto che voglio diventi il riferimento, quindi da copiare, clicco su corrispondenza con proprietà e poi vado a selezionare, cliccandoci sopra, gli oggetti che voglio trasformare. Questi oggetti che sto cliccando erediteranno le stesse proprietà dell'oggetto di riferimento. Questa copia con proprietà si può anche effettuare su linee, su altri oggetti di altre categorie presenti all'interno del nostro file. Ad esempio, voglio trasformare questa linea rossa facendola diventare del tutto similare a quest'altra linea nera adiacente. Per fare questa operazione, quindi seleziono prima l'oggetto di riferimento, clicco sull'icona corrispondenza con proprietà e poi clicco sull'oggetto che voglio trasformare. Tutte le proprietà quindi attribuite a questo oggetto verranno ereditate dall'oggetto che ho selezionato, lasciando ovviamente inalterata la forma, quindi la geometria dell'oggetto.